io credo che alla fine uno sia figlio dell'altro e poche volte possono essere dissociate le due cose. Sono contento per l'interpretazione soprattutto dei primi 25 minuti, pur mantenendo il nostro modo di giocare, li abbiamo tenuti lontani, riuscivamo secondo me a ripartire bene e a creargli problematiche. Nei primi 25 minuti abbiamo creato tre occasioni dove potevamo davvero raccogliere qualcosa in più. Poi, complice anche il loro modo di stare in campo, la loro bravura, insomma, e alcune individualità che hanno, con continui cambi gioco ci hanno fatto perdere un po' le distanze. Diventava difficile, secondo me, pensare di fare così anche il secondo tempo, perché c'erano troppe scalate lunghe da poter ricoprire. Abbiamo avuto un adattamento che avevamo già utilizzato col Milan e che secondo me, per quella che è la mia percezione, mette i ragazzi nella condizione di poter controllare meglio l'ampiezza, quindi di fatto accentrando Sampirise, facendolo lavorare come terzo centrale, mantenendo la superiorità sui loro due attaccanti, utilizzando prima Rodin e poi Faraoni come esterno a destra, tutta fascia e Martella dalla parte opposta. I tre centrocampisti erano interpretati per caratteristiche della partita da Mandragora, che ci poteva dare una superiorità sia nelle palle alte che sulle traiettorie di intercetto, e una mezzala che era più offensiva come Stojan, che aveva compiti di trequartista. Devo dire che Adrian oggi ha fatto una delle più belle partite da quando io sono allenatore del Crotone, e gli auguro davvero di raggiungere la nazionale rumena, perché sta giocando a dei livelli importanti. E quindi sono contento soprattutto anche di tutto l'atteggiamento della squadra, chi ha giocato, chi non ha giocato. Io sono consapevole di avere un gruppo che ha fame, che ha voglia di migliorarsi. Avremo la sosta, non era così scontato continuare nel percorso di prestazione raccogliendo punti, avremo la sosta per poter migliorare ancora di più questi adattamenti che gioco forza in alcune partite ci costringono a dover fare. Io sono contento indubbiamente della prestazione di Simi, ha sfruttato l'occasione già col Benevento in casa, quindi anche complice il fatto che due giocatori non li abbiamo più e Budimir ha avuto qualche problema e si è aggregato con noi giovedì, era più corretto e logico continuare a insistere su di lui. Ha risfruttato l'occasione, ci ha permesso di raccogliere un punto, ha fatto un gran lavoro, al pari di Nalini, che secondo me oggi, nonostante non avesse i 90 minuti delle gambe, una delle situazioni importantissime per noi per poter ritornare sul play loro, Viviani, è stata proprio l'interpretazione di Andrea. Bravi tutti.